a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, benvenuti a nuovi iscritti, bentornati a vecchi iscritti, grazie, 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 grazie. E, come dico sempre, ci sono sempre poco in questo periodo, ma meglio tardi che mai, e quindi oggi, come avete detto dal titolo, parliamo di un video di profumoso, ma in particolare profumi che fanno parte della categoria dei profumi di Sara. Sapete che le amo tantissimi, di quelle che ho, mi sono stati regalati dalla mia amica Maria Rosa, è stata lei a farmi conoscere per la prima volta i profumi di Sara. Non che non ne avevo già sentito parlare, che ne avevo visti, ma io, almeno io, non ne avevo mai acquistato neanche uno. La prima a farmi conoscere davvero la bontà di questi profumi è stata lei, che ringrazio di cuore, che le mando un bacio infinito a lei e alla sua famiglia. Ciao Maria Rosa. Allora, detto questo, il trucco che sto indossando è un trucco che ho fatto stamattina quando andavo al lavoro con questa palette Be Perfect. È una palette dove ho usato tutti i colori, anche per il blush, anche per il contouring, insomma, la terra calda. E in più ho usato questi ombretti che mi piacciono moltissimi. E ho usato il contouring, il blush e l'illuminante. E di ombretti ho usato questa parte di qua. Questa di qua non l'ho mai usata, anche se c'è questo marrone che mi sembra bellissimo, questo qua. Però io non l'ho mai usato. Vedete? Non lo so, io dico che sto amando tantissimo i colori, non so perché. Adoro i colori, lo sapete. Ma in questo periodo, nonostante che c'è caldo, che le temperature sono alzate tantissimo, io non so perché sto amando tantissimi colori caldi e mi piacciono molto. Vedete belli questi arancioni, questi. Sto adorando i colori caldi e boh, mi è preso così, non lo so. Sento che mi stanno molto bene con un po' di abbronzatura. E anche se, come vi ho già detto, nel viso non è che mi abbronzo tanto, perché non mi piace molto avere il viso scuro. E questa. E in questi giorni ho usato moltissimo questa qui, che è quella che avevo cambiato. No, non è questa qui, l'altra avevo cambiato per la parte che mi ha regalato Roberta. Questa, anche questa, come vedete, sono colori caldissimi, ma io le ho usato tantissimo perché adoro, non so, sto adorando i colori caldi in questo periodo. Belli, belli sulla bronzatura, questi colori marroni, arancioni, dorati, mi piacciono moltissimo. Bellissima questa palette, molto ma molto bella. C'è anche di colori freddi, secondo me è una palette stupenda, a me piace moltissimo. E questa è sempre una palette di Morphe, che io ne ho tante, perché trovo che la qualità di Morphe è strepitosa. Golden deserto, con queste dune, è bellissima. Poi ho usato tantissimo in questa settimana questa qua di Glam Shop, questa che è stupenda, è stupenda, si vede quanto l'ho usata, è bellissima, 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 bellissima. Vedete te, vedete voi, ditemi voi se non è bella, super 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 super. Stupenda. E a volte mi basta un po' di marrone, un po' di e lei è meravigliosa. E praticamente il trucco di oggi che ho fatto con questa, che ho fatto tutto il viso, è così. Guardate, ora mi piego qua.
il rossetto non ci incastra nulla perché è un nude un po' rosato, ma a me piacciono tanto questi rossetto di NYX. Le adoro, fanno un profumo di mamma mia, di biscotto al cioccolato, che ne so io, di caffè latte con la cioccolata, adoro quell'odore di questo. Mi piace moltissimo questi rossetti, adoro. Allora, detto questo, ho fatto vedere il trucco di oggi, ma anche le palette che ho usato in questi giorni, visto che non ho fatto video, ci tenevo a farvele vedere. Sono le palette che ho più usato e me l'ho fatta un po' di idea dicendo, ora per il momento, per un periodo, voglio fare stand by con le palette, perché in questi giorni ho fatto un po' di ordine nei cassetti, cioè i cassetti immensamente strapieni di palette, come se non ci fosse un domani, come se dovesse campare mille anni e non mi basterebbero. E avevo detto per un periodo, perché le uso tutti i giorni, cambio tutti i giorni, ma a differenza dei profumi che si consumano, le palette è difficile finire la palette. Quando ne abbiamo tante, le lascerò in eredità chissà per quanti, per mio bisnipote, per non lo so, a parte che ha una scadenza. E avevo detto non ne compro, invece è uscita quella della Anastasia, è uscita la nuova, e poi è uscita, poi è arrivata in Italia su Sephora la volume 5 che mi mancava, l'avevo e stavo quasi per ordinarla su Beauty Bay, e invece è arrivata a Sephora, quindi non la compri? Certo che la compro. Allora, lasciamo da parte il tema palette e make-up e andiamo a parlare di questi profumi di Sara che avevo acquistato. Me l'ha acquistato una collega, Matilde, che c'è stata a Gili, se l'ha stato 2 mesi fa. Questa era lì, una borsina, e siccome sto mettendo a posto quando c'ho un giorno o due, visto che non ci sono mai, e le volevo mettere in uso. Allora, sono profumi appunto che è tanto che voglio comprare, che volevo comprare, tanto che voglio usare, e adesso sono nelle mie mani. Allora, il primo è un profumo che io ho, il primo, che era uscito nel 2016. E Tabacco e Collection, che è un profumo unisex o di uomo. Adesso è uscito quello nel 2021, che cambia un po' il packaging, perché il profumo in sé è quasi uguale, cambia. Ora ve lo volevo far vedere, ma tanto l'avete visto in tanti miei video, perché è uno dei profumi miei preferiti di Sara. In quasi tutti i miei video in inverno ve l'ho fatto vedere, quello di prima di questo. Vedendo questo l'ho voluto prendere perché vedevo Tabacco Collection, vedete, vedere che questo è uguale a quell'altro. Invece pure questo è fantastico. Tu senti, appena lo annusi, questa vaniglia con questo succo di canna caramellato, ma proprio la dolcezza del succo di canna, che è diverso al succo bianco come odore. E è buonissimo, ma si posso dire la mia, se volete faccio anche un paragone, io preferisco il suo, quello uscito la prima volta nel 2016, perché è più complesso, è più gourmand, è più dolce. Non che questo non lo sia, ma per me questo c'ha una nota che andiamo a vedere ora, leggermente dolcissimo anche questo, ma leggermente un pochino più meno golosona, siccome io sono una golosona, meno golosona. E in questo del 2021 troviamo come in quell'altro il tabacco, e la vaniglia, il rum e un talcado dolce. E invece in quell'altro è un profumo mielato, dove troviamo la nota di cocco, di tabacco, di vaniglia, di sandalo, di legno di cedro. Quell'altro lo trovo più, a mio gusto, molto più buono. Non che questo non lo sia, che sono, direi, quasi uguale. Quasi uguale, ma io, avendo conosciuto quell'altro, avendolo indossato tantissimo, posso dire che tra i due preferisco quell'altro, però è molto simile anche questo.
però io consiglio a voi, chi si vede nel mio gusto, siccome quell'altro si trova ancora volendo, io preferisco quell'altro. Detto questo, questo per esempio è un profumo che ha in testa la nota del rum, ha il cuore di un fiore, quindi la peonia, e ha un fondo di vaniglia bourbon. E invece l'altro è, come ho detto, è più complesso, che l'altro troviamo il miele, il cocco, il tabacco, il sandalo, il legno di cedro, e lattonico come questo, talcado, tè rosso, un po' legnoso, dolce, più o meno sono molto ma molto uguale. Allora, detto questo, passiamo a un altro profumo che io ce l'ho anche questo, l'ho comprato sbagliando, però sono contenta perché di quell'altro c'ho la bottiglia piccola e così lo posso volendo anche regalare a mia suocera e tenermi questo boccione perché amo questa, no? Questo profumo Rex Vanilla. Ho visto vanilla e quando vedo vanilla mi butto a capofitto senza ricordare che ce l'avevo di già e la bottiglia più piccola. Questo è un profumo, fa rosa il naso. Vedete la bottiglia com'è bella, è bellissima, su questo colore scuro marrone. È un profumo Rex Vanilla di Sara, è un profumo fruttato, dolce, vanigliato, è un legnoso, è un profumo dove troviamo il patchouli, troviamo che è un talcato, troviamo che è uno speziato caldo, che è un speziato legnoso, troviamo una nota di iris e troviamo anche questo profumo, come ho detto, un po' terroso, un po' polveroso. Io non me lo ricordo, ma penso che sia un profumo unisex, senz'altro, perché lo vedo molto per indossato benissimo anche da un uomo. Mamma mia, ma è buono! È una vaniglia molto fresca, una vaniglia che possiamo usare benissimo anche in questa stagione calda, perché è una vaniglia, io direi anche un po' agrumata, no? Una vaniglia come piace a me, una vaniglia gourmand, sul commestibile. No, questa è una vaniglia un pochino più fresca, più verdognola. Sicuramente c'è delle note insieme a questa vaniglia che la fanno più asprina. È un profumo dolce, vanigliato, fresco. Troviamo le note, il Rives Nero, la vaniglia, il patchouli, e la pralina, la pera, la fava tonka e l'iris. Sarà queste note di iris che le danno sapone, un tocco di sapone, di panni puliti, di freschezza. Insomma, è un profumo veramente top per questo periodo ora. Sono contenta di tenermi questo boccione e regalare la bottiglia più piccola a mia suocera. Allora, andiamo al terzo profumo. E questo profumo, aspettate che lo prendo. Ecco questo qua. Vibrant Lende for Hair. Questo qui. Questo è un profumo della linea Chater. Sono questi profumi che da sempre ho voluto. Uno me l'aveva regalato la Maria Rosa, la mia amica, che c'ha il tappo qua nero, che è più maschile. Questo è un profumo, dicono che è molto simile, diciamo un dupe, molto simile, non uguale, molto simile, perché poi io non ce l'ho, quindi non so neanche com'è, al profumo Aventus di Chris. È un profumo molto, questo qui, molto fresco, io direi anche leggero, ma io direi che sento tanto i fiori in questo profumo, i fiori delicati, i fiori freschi, puliti. Questo è un profumo da indossare sicuramente, molto a fare dopo una bella doccia, dopo una bella giornata di mare, perché è questo profumo freschissimo, che sa di fiore, e adoro. È un profumo col patchouli, con un fruttato legnoso, coiato, speziato legnoso, speziato caldo, fresco,
terroso, dolce, anche un po' asprino, che è quella nota che dà freschezza a questo profumo. E le note troviamo patchouli, ribes rosso e cuoio. Io sono sincera, il cuoio proprio io non lo sento, perché questo profumo lo sento veramente molto. Mamma mia, ma è buono, amica, mi piace da impazzire. È un lo trovo molto, il ribes rosso e il patchouli, lo trovo molto questo profumo, però con questa delicatezza proprio che io trovo dei fiori. E fiori giovani, però non riesco, qui non c'è scritto nessun fiori, però io sento le note di fiori freschi, buonissimo, un profumo super freschissimo, super consigliato per questa stagione. Poi andiamo a quell'altro profumo e stiamo parlando di Mangetic Opulence. Anche questo è buonissimo, buonissimo. Io li ho aperti appena sono arrivati sulle mie mani quando me la portò questa mia amica, perché ero curiosissima di sentire questa linea qua che non la conoscevo. Anche questo è un profumo, dove troviamo l'iris, è un dolce fruttato con fiori bianchi, talcato. Con la violetta è un tè rosso vanigliato agrumato. Andiamo a sentire. Io lo trovo anche questo dolce. Aspettate, l'ho spruzzo qua. Mamma mia, ma è buono. Mamma mia, ma è buono. Mi piace da morire. Lo do anche nella pelle. Spettacolare anche questo. Anche questo è un profumo adattissimo per questa stagione. Come dico sempre, possiamo usare i profumi quando ci va e ci pare, non è stagione, però certo, quando i profumi sono così delicati, freschi e che non hanno una durata, bisogna tenerli via con un po' di crema, un po' di cosa, ma se no non hanno una durata strepitosa. Solo qualcuno proprio è parecchio, parecchio potente. Questo è un profumo, andiamo a vedere le note. Questo è un profumo che troviamo in testa, il lampone e il pepe rosa, con un cuore di fiori d'arancio e fiori bianchi. È un fondo di iris, e buccia di vaniglia nera e benzoino. È super spettacolare, questo lo trovo veramente dolce, ma sempre con quella dolcezza fresca, fresca e sicuramente grazie al pepe rosa, al lampone, all'arancio, ai fiori bianco, all'iris, al patchouli, alla vaniglia nera. È un profumo veramente super, 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 super fresco, dolce e anche molto buono. Quindi e questo è un profumo che lo hanno paragonato, fammi vedere, con La Vie è Bella. La Vie è Bella, ma a me non mi sembra. La Vie è Bella il classico, non di certo. Ci sta a qualcuno dei suoi flanker, visto che sono usciti tanti flanker, io tutti non ce l'ho. Purtroppo qualcuno sì, però di sicuro no alla Vie Belle classico, più ai suoi flanker. Poi per ultimo, ma non per importanza, perché è il mio preferito e questa mia amica me ne ha presi solo uno. Quando mi fece vedere la foto, lei disse prendami due di quello, mi prese solo uno perché era l'ultimo. Sto parlando di Golden Decadence di Sara. Per me era tantissimo che lo volevo da quando è uscito, ma era sempre sold out anche sul sito. E lo volevo dovunque andavo, che c'era Sara, lui era sold out. E mi piace da impazzire anche il colore, è stupefacente questo profumo. Questo dovrebbe essere, o è detto da tutti, è il dupe di Libre di Xanorans. Non so se è Libre il classico o Intense, io so che questo è Libre, perché Libre è uno dei miei profumi preferiti.
preferiti. E quindi, infatti, io stavo pensando a Libre Intense, compriamo una bottiglia 100 ml, visto che ho il 50 ml. È super, 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 aiutatemi a dire super, simile a quello. E infatti, se ho questo e mi dura abbastanza, credo rimango con lui. Mamma mia, ma è buono. È super, super, super top. Se lo trovate, gente, compratelo, visto che Sara fa così, fa come lampi, dà le cose e poi le toglie. Questo è un profumo, sempre un fiorito bianco, vanigliato, è un agrumato talcato, troviamo la nota dei iris, come nel suo fratellino più grande, a quello che lo hanno paragonato. È un profumo dove è un dolce speziato fresco fiorito. Nelle note troviamo in testa il mandarino con un cuore di gelsomino e fiori di arancio e lavanda come suo fratello più grande, con una base dolce vanigliata. È veramente un profumo super, super, super top, top, top. Con questo video molto piccolo, meno intenso, io vi saluto e come dico sempre, vi mando al prossimo video. Ringrazio di cuore tutti voi. Invito a scrivere chi non si è ancora iscritto, soprattutto se le va ad iscriversi, perché io così almeno cresco. Anche se, come ho già detto in un altro video, non, e lo ripeto, c'è per chi conta tantissimo perché come lavoro. Per me è vedere iscritti e vedere che quello che fa non è buttato all'aria, che c'è qualcuno, tra virgolette, che mi caga. Però fa piacere, non mento che fa piacere vedere crescere il proprio gruppo. Però se non vi va di farlo, gente, non lo fate, non è, per carità di Dio, non è un obbligo, senz'altro a voi non costa nulla, a me mi aiuta a stimolare la mia voglia di continuare a vivere in questo mondo che a me piace da impazzire e che mi dà tanta soddisfazione e che mi rilassa tantissimo. Quindi vi mando un bacio, vi ringrazio di cuore e al prossimo video. Ciao, 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 ciao.